Però tutti i punteggi sono molto contenuti rispetto alle eliminatorie. Quindi dopo Plebiscito Padova è la volta del gruppo sportivo Marina Militare con Marta Marru, che abbiamo già visto prima nel Murro. singolo. Murru. Marta Marru, sai la lingua, no? Batte su tutti i denti che dolgono. Allora, Marta Murru della Rarinantes Savona e Carmen Rocchino, sempre stessa squadra, stesso team, gruppo sportivo Marina Militare. Imperfezioni sin dall'inizio, sono veramente piccolissimi dettagli. Belli questi abitamenti, un bel cambio di ritmo per questa coppia di grande esperienza dal punto di vista tecnico e dei risultati. Individualmente hanno ottenuto dei grandi risultati sia in campo nazionale, fanno entrambe parte della nazionale assoluta B. Bellissime figure in questa fase dell'esercizio e poi si riprende di nuovo un altro cambio di ritmo. Ci preannuncia sicuramente la parte conclusiva della routine, dove il cambio di ritmo richiede tutta l'energia necessaria per concludere. Impegnativa e anche lunga la parte in apnea. Sì, dell'ultima parte di gambe. È un doppio assolutamente di grande livello. Abbiamo detto una coppia nuova, ma ragazzi di esperienza che singolarmente hanno ottenuto grandi successi a livello italiano. Ma in questa nuova formazione devono dimostrare di poter conquistare una posizione importante. Nelle eliminatorie erano seconde nel programma libero, quarte con il punteggio di media degli elementi obbligati. Se la dovranno vedere poi appunto con la coppia delle Fiamme Oro di Sportelli Zunino. Quindi sicuramente grande attesa per il risultato di questa coppia. Questa è la parte degli avvitamenti. Bella, bello il controllo. E ci siamo, vediamo se balzano al comando, scavalcando Plebiscito Padova che, lo ricordiamo, è a 87. Allenate da Benedetta Parisella, sono del Savona ma Sì, ce la gareggiano. fanno, 85-2. 85-2, un punteggio che migliora quanto fatto nelle eliminatorie di ben 2 decimi, quindi